Non mi interessano le lezioni, a me proprio delle lezioni non mi interessa niente, ognuno fa quello che vuole, io non sono fuori di queste cose. Negli ultimi anni due scioglimenti per mafia, sindaco arrestato, inchieste, commissariamenti. Fatti di cronica quelle, dico. Purtroppo non, se non, si dice che in Italia se gli atti giudiziari non danno sentenze definitive non si può commentare. E lei cosa pensa su questo? Cosa devo pensare? A che speranza c'è per questo paese che negli anni scorsi è stato indicato il paese più povero d'Italia? Lo deve chiedere ai candidati che hanno dei programmi precisi, no? Ma no, voi cosa pensate su Non questo? abbiamo idea, no? Io Lui è stato sindaco per 25 anni e ha già amministrato, basta. Adesso votiamo per quello che vogliamo. Nemmeno mi interessa. Non. Tanto che paghiamo sempre. Leonardo Di Pace esce da due scioglimenti e da un sindaco arrestato. Oggi si riparte, c'è speranza per il futuro e quale futuro può La aspettare? nostra speranza è che si riparte. Spero che finalmente Bernardo Di Pace trovi, insomma, un sindaco che possa affrontare i problemi che non sono facili. Insomma, noi abbiamo trovato problemi abbastanza difficili nei 2 anni che abbiamo di gestione commissariale. Tutte le procedure che sono state svolte durante la nostra commissione si sono svolte con gare d'appalto regolari. E quindi, insomma, diciamo, abbiamo trovato Cosa che non avveniva prima. cosa che non avveniva prima. Io vedo scioglimenti, vedo attaccamenti, vedo questo, vedo quello, vediamo tutto, però alla fine serve il totale. Il totale dov'è? Si ammazzano ad uno e il giorno dopo ai domiciliari, lei che cosa pensa? Gli scioglimenti per mafia in un paese come l'Italia sono la vergogna dell'attuale stato di diritto. Finalmente si vota. Finalmente, io sì, mi mangiarono. Ma che è Mi successo? mangiarono, mi sprupparono. Perché? Che non avevo conosciuto qua a posto. Perché è stato arrestato il sindaco. E poi è stato sciolto due volte Sì, per e mafia. mo torno a tentare. Eh? E mo tenta di nuovo casa. Lei si sarebbe voluto ricandidare? Ma guardi, io faccio politica da quando ero ragazzino, non smetterò, non ho smesso sicuramente adesso, do il mio contributo. Non era forse giusto prima risolvere i problemi giudiziari e poi ritornare a fare politica? Ma guardi, se avessi voluto ricandidarmi, mi sarei anche ricandidato. Però non poteva essere eletto. Questo è tutto da vedere. Basta guardare tutte le liste, basta analizzare quei rapporti di parentela che si sono analizzati a iosa nei nostri confronti e forse qualcuno dovrà dire ci siamo sbagliati? Punto interrogativo. Ecco, se analizziamo tutte le liste, tre candidati della lista che lei sostiene, della sua squadra, come l'ha definita, sono indagati nel processo che l'avete anche imputato. Stiamo parlando di mafia. Sempre lo stesso sindaco. Lei che futuro si vede? Che futuro vede Bernardo Di Pace? Il futuro mi cangia, Perché? vogliamo bene, vogliamo avanti, aumento il lavoro per i poveri figlioli, siamo tutti giovani a spasso, che se vogliamo? Paghiamo come paghiamo, come pagano a Milano e Però siamo in non un paese disperso, che se vogliamo non abbiamo ospedale, non abbiamo niente. Lei vede futuro qua? No. Chi esce destra o sinistra o piccolo o grande porta il treno a Nardo di Pace, porta l'aeroporto. E che cosa porta? Vogliamo un lavoro per i giovani. Io ho 8 figli, io tutti sono a Svizzera. Tutti svizzeri i suoi figli. E uno a Roma. Per lavoro, figlio, per lavoro. Certo. Per mancanza di lavoro, che non potevano campare. Avete votato? Sì. Finalmente si vota dopo anni di scioglimenti per Come? mafia. Finalmente si vota dopo anni di scioglimenti per mafia. Veramente la mafia non è qua. Non è qua, e dov'è? No, all'alto. All'alto. Sì. Ma che cosa si aspetta da Qua questa siamo legge? povera gente, non siamo mafiosi. Ho capito, ma è stato sciolto due volte per mafia questo. Quindi queste sono questioni sue e dell'autorità, non lo so neanche di chi.